L'amore di Alessandro D'Alatri per Sansepolcro è noto, d'altra parte la mamma era originaria della città di Piero della Francesca e il ritorno in questa occasione così importante per ricevere la cittadinanza onoraria sicuramente gli procura anche una bella emozione. Ma io oggi sono, io spero che ci sia un al di là e mia madre possa vedere questo, perché credo che sta piangendo di gioia, perché è un bellissimo riconoscimento, per me è il premio più importante che ho ricevuto nella mia vita, perché ripeto, il mio attaccamento a questo luogo, essere riconosciuto da una comunità. Io ho avuto la fortuna, non soltanto l'estate, perché poi venivo anche gli inverni, cioè ho passato anche lunghi periodi qui con i miei nonni in questo bellissimo casale colonico, con pieno di persone, pieno di attività, di animali. Ho avuto la fortuna e il privilegio di vedere quell'ultima civiltà contadina che poi è scomparsa completamente, quella che Pasolini lamentava, no? In tutte le sue opere. Ed è stato per me, come dire, il patrimonio, il capitale più grande che io potessi avere mai ricevuto come ragazzo, come bambino. La mia infanzia per me è legata a questa valle. Io in questa valle venivo e ero un bambino libero, ero un uomo, ero considerato come un essere umano grande, adulto. E quindi ho cominciato a nuotare, che ne so, nelle pozze del Tevere. Quegli odori, quei ricordi, quella cultura, quel rispetto per la natura. Quella civiltà, secondo me, è una civiltà, ho avuto la fortuna di conoscerla e di non dimenticarla. E la porto con me anche in tutte le opere che faccio, perché comunque ho sempre quel valore umanistico che mi ha dato questa terra. La ciaccia fritta, voglio chiudere con quella, no? La ciaccia fritta è per me, come dire, un appuntamento irrinunciabile del Sansepolcro, del borgo, e quindi mi sa che stasera prima di partire, se non è chiuso, passo a prenderla.